Benvenuti amici di Intervista al Rapper, siamo ancora qua e oggi siamo qua con una coppia, come l'altra volta nella scorsa intervista, e adesso sto zitto e lascio presentare a loro. Salve a tutti, sono Mista oggi. Piacere, Tisel. E oggi, allora, lui lo intervisteremo nelle prossime puntate, comunque troverete l'intervista, e oggi ci focalizzeremo su di lei perché il tempo è un po' ristretto. Adesso iniziamo subito con le domande. E adesso ci facciamo un po' di cazzi tuoi. Okay. Adesso entriamo tutto nel personale della tua ragazza. Scherzo. E la prima domanda è un po' come è iniziato e come è nato questo nome. Ok, allora, io fin da quando ero più piccola ero sempre stata bersagliata dagli altri della classe e comunque, o della scuola. Quindi mi sono create le due personalità. Nel momento in cui mi sono trovata a creare un nome per fare rap, allora ho detto mettiamo insieme queste due maschere, chiamiamo, allora è venuta fuori Miss, che poteva essere la persona quella più tranquilla, quella che non rispondeva, sai, quella più introversa, sì. Mentre Doge è la parte più estroversa, quella che spacca, sì, certo. Quella che caccia i pugni, diciamo, e così io ho messo insieme le parole e è uscito questo pseudonimo. Un po' come un Dr. Jack e Mr. Hyde, diciamo, esatto, sì, perché ero andata un po' prima a caso, diciamo, apriamo il vocabolario, cerchiamo parole, però non usciva niente, poi invece ragionando sul serio, sul nome, invece è uscito... Ed è venuto anche fuori un risultato figo. E dai! Super. Partiamo alla seconda domanda. E la domanda un po' che facciamo a tutti è un po' come e quando è iniziato comunque. Allora, come? Per la rabbia che avevo dentro di me, che non riuscivo a buttare fuori in nessuna maniera, perché non avevo il coraggio di dire alle persone quello che provavo e tantomeno menarli. E quindi un giorno ascoltando Eminem, appunto su un programma televisivo, sentendo la sua canzone Just Lose It, mi è saltato per la testa di dire ma cominciamo e vediamo che succede. E da lì a poco, prima poesie e poi testi, ho iniziato a seguire pian piano questa cultura. E è dal 2005 ormai che ci sto dietro. Esatto. Io a 14 anni ho iniziato appunto a entrare in questo nell'hip hop, diciamo. E poi a 16 anni la prima canzone, le prime registrazioni e poi... Beh, poi piano piano nascono tutte le soddisfazioni. Sì. Esatto. Okay. Invece a livello di testi comunque, perché poi ognuno che intervistiamo ha il suo modo di scrittura, il tuo processo di scrittura come avviene? Ma allora, io in generale prendo una base qualsiasi che mi ispira in quel momento, se deve essere di rabbia, d'amore, dipende da che cosa. E inizio a scrivere, di getto, poi quella la metto su una base che poi dovrà essere registrata. Però ti dico, non scrivo il testo subito e lo tengo così. Magari di quel testo prendo solo due frasi, poi prendo frasi da altri testi e faccio come un puzzle. Ah, così è bello, cioè è tutto un... Esatto, e da poco ho scoperto che anche Eminem ha questa mania, vedendo un... documentario che anche vediamo che Eminem è un rapper emergente, che sta emergendo adesso. Sì, sì, proprio appena uscito comunque. Sì, poi le sue rime proprio, no? Sì, ma infatti adesso ci aveva chiesto l'intervista, ma gli abbiamo detto di no, perché non è ancora abbastanza emergente. E poi ricordiamo che lei è Eminem, posso dire, proprio schifo. Fa proprio schifo, sì, proprio. Meglio Moreno. Proprio... Comunque è figo il processo di scrittura che esatto, un assemblaggio, sì. Che poi per un risultato... Un risultato finale, sì, per poi incastrare per bene tutte le parole e riuscire sempre a trovare metodi nuovi, metriche, flow diversi. Ah, quello sì, che puoi personalizzarlo. Esatto, fixare il tutto. Ok, a posto. Invece il testo che ti rispecchia di più? Il testo che mi rispecchia di più l'ho scritto l'anno scorso, ci ho messo quasi 5 mesi a scriverlo. Sti cazzi. Cioè, volevo metterci, volevo che ci fosse proprio me dentro, cioè, dal testo. E appunto la canzone Battiti, che è featuring Kick Allotta, che è il beatmaker, e appunto racconta tutta la mia storia di quello che, come vedo io l'hip hop, gli ho dato anche un titolo che non era solito rap, ma anche avesse anche delle sonorità dentro, soul. Ah, ok. Sì, è quello. È
musiche, anche quelle più vecchie, però non mi rappresentavano totalmente, invece quella, infatti anche quando l'ho registrato, ho detto, oh, finalmente, è mia. No, così è bello, poi con una canzone comunque penso è personale, sai che comunque sì, ti rispecchia, è la cosa più figa secondo me. Sì, esatto. Poi finisci la registrazione, comunque ti emozioni, ti commuovi, sì, dici... Poi, poi penso emozionarsi, perché di solito, cioè capita quando ero nell'era scrittura, che ti emozioni, cioè io mi emoziono più delle canzoni, non riesci delle canzoni degli altri, sì. Però quando ti emozioni di una tua canzone, comunque penso che sia proprio una soddisfazione anche esatto. Personale. Sì, cioè, se una tua canzone riesce a toccarti il cuore, vuol dire che è uscito proprio un bel lavoro. Sì, esatto. Però poi ci ascoltiamo un pezzo, un mini pezzo. Facciamo un po' di Gozzy Rap, abbiamo creato pure un nuovo metodo, un nuovo nome, Gozzy Rap. E a livello invece, perché beh, a livello come siete conosciuti sono cazzi vostri. A livello musicale invece come vi siete conosciuti? Se, beh, diciamo che io ho già fatto, cioè facevo già le Yankee. Praticamente sono contento che l'ho conosciuta perché mi ha stramigliorato con la metrica. A parte quello con la musica, ma anche come personalità, insomma. No, dai, mi ha migliorato con la metrica e è bello con sì. Tutto il resto. No, quello sì, anche comunque quando, non so, una passione riesce anche a... C'è una coppia, c'è una passione in comune, anche bello. Infatti io quando vi ho conosciuto su Facebook, che sembra una coppia rap proprio stilosa, cioè... Siamo tanto, tanto... No, è bello, perché comunque se serve sempre comunque, una passione. Perché alla fine lei aiuta me, io aiuto lei, e magari anche tu. Ah, quello sì, così, sempre... così ci sta, è una cosa bella. Esatto, sì. Adesso torniamo. E invece a livello musicale i tuoi progetti futuri? Io ho un progetto che vorrei concludere entro il 2015, cioè creare un mixtape e cercare di coinvolgere più persone possibili di tutta Italia, ma non solo i rapper, anche beatmaker, videomaker, fotografi, grafici, in modo proprio da racchiudere un po' tutto. Ah, sì, è bello da coinvolgere un po' tutto. Esatto, anche perché ci guadagno in pubblicità, come ci guadagno chiaramente tutti gli altri, e quindi è anche un po' un modo, oltre che scambiarsi idee, esperienze, anche... Sì, che magari... È bello perché magari uno anche dalla novità dice guarda ho partecipato a questo video, esatto. Ho collaborato con questo. Ah, così è figo come idea, ci sta sì. Facendo una sì. Anche perché poi così far parlare un po'. Esatto. Sì. Esatto, poi la voce gira. Ah, ma è una cosa figa, anche molto particolare tra l'altro. Sì. Quindi è una cosa. E poi io volevo anche insieme a lui remixare una canzone molto famosa di Whitney Houston, renderla in versione rap per dare un concetto, nel senso di. Fare una canzone contro il razzismo. Ah, bello, così anche un'idea. Esatto, e quindi anche lì volevamo coinvolgere ragazzi, però di diverse parti del mondo, in modo che uno facesse rap in inglese, uno in spagnolo, uno in francese. Allungare la base fa che. Ah, così è una cosa figa, secondo me. Ci sta molto. Sì, un remix. Ci sta. E poi basta. E adesso invece una domanda un po' generale che chiediamo sempre anche a tutti. Un po' cosa ne pensate di questo boom del rap hip hop negli ultimi anni, perché è avvenuto negli ultimi anni, sì. Secondo voi? Comincio io. Uguale, guarda, tanto siamo più o meno dalle idee. Io credo che purtroppo per molti rapper che magari sono molto più bravi e hanno meno possibilità e escono fuori invece quelli che hanno più possibilità magari di soldi o magari di studi o di conoscenze, magari sono meno bravi e escono prima. Cioè, secondo me anche escono troppo presto, cioè nel senso già a 16 anni hai tutto, no? Però cioè, rischi che un anno fai tutto sì, e poi proprio... non sei più nessuno, cioè sì, più no, nessuno. Quello sì, secondo me poi è... Però... Sì, no, proprio voi veramente come dicevate entrambi, comunque il problema è che poi dopo magari c'è in questo mare, anzi oceano diciamo perché è pieno, e magari chi emerge magari merita è nascosto da chi magari da questo insieme, perché il brutto adesso è che essendo tutti rapper magari c'è anche uno bravo, però uno dice sì, indovina un po', è un altro rapper, quindi non sto ad ascoltare la sua canzone, magari la canzone anche più bella del mondo, però non cioè a volte non merita. Però come abbiamo detto prima, è più come prima. Sì, cioè nel senso... Sì, no, quello sì, cioè, il brutto no. E poi che come dicevo, cioè tra l'altro in un'altra intervista, un ragazzo che abbiamo intervistato, anzi il regista dei Dopo, possiamo tranquillamente dirlo, ha detto che il problema è che una volta il rapper era,
cioè ai nostri tempi, perché penso che non abbiamo tanta differenza di età, era cuffiette, testo e mai la manetta. Esatto. E andavi in giro vestito largo e la gente ti squadrava malissimo. Ed era più figo. Ma perché era bello? Perché si era unici, capisci? Era unici, esatto. Invece adesso il problema è che il rapper è diventato un po', adesso non c'è più chi vuole fare il calciatore, adesso c'è chi vuole fare il rapper, perché... Il brutto su me è che ci sono ideali, come magari uno pensa, un ragazzino pensa, faccio il rapper, divento come Fedez e Mischilla, faccio le due canzoncine, niente togliere a Fedez e Mischilla, no, assolutamente, però comunque secondo me è così, è sbagliato, troppo. Sì, poi la maggior parte delle volte magari si rischia anche di mancare rispetto a chi realmente alla cultura ci crede. Sì, quello sì, in fondo. Che magari, sì, che poi dopo il problema è che magari chi lo fa il cioè veramente come dovrebbe essere, che tanto a volte... Dice ai ragazzini old school e non sanno neanche cos'è la vecchia scuola, ti trovi veramente che o reputare come. Non sanno quasi neanche chi è Tupac, quindi. Ma una volta adesso rimane. Cioè, mai non è tra di noi! Ma non tanto ormai una chiacchierata, io dico sempre anche a quelli che ci seguono una chiacchierata. Una volta avevo visto un post su Facebook di questa ragazza qua che aveva scritto meglio altro che Tupac e Eminem. Mischilla è il vero king del rap. Sì, sì. E no, altro che Eminem e 50 Cent, no? E sotto uno gli aveva scritto Tupac si ribalterebbe nella tomba. E gli fa, ma cosa che Tupac è un rapper emergente, non ha mai spaccato. E ti giuro lì, ti giuro, penso che ho detto tutto, cioè, dare a Tupac del rapper emergente è, penso, una cosa squallida, cioè. Io nascondiamo. Il problema è comunque che non si. Cioè si parte subito con la cultura del rap italiano, quando il rap secondo me è nato in America. Secondo me è nato in America, non è. Punto. Cioè. Sì, e poi non bisogna fermarsi solo al rap italiano. Assolutamente, anche perché. No. Anzi, io preferisco più andare su quello americano. Secondo me, infatti, guarda che io dico i più, ma in tutti io ho intervistato gente brava, ma anche nelle interviste che seguo a volte, tipo quel pechegno, ho visto un'intervista, lui dice che lui ascolta solo americano. Ma perché comunque, ma tanti più bravi secondo me ascoltano solo americano, perché comunque è l'americano che ti fa infottare a scrivere come dovresti. Cioè se ascolti io, cioè se ascolti Mischilla non è che ti viene da scrivere un testo della Madonna, perché è tutto preparato. Però la cosa brutta è anche che qui in Italia, secondo me, soprattutto i ragazzini che seguono la moda, quindi chiaramente vedono i rap in Italia appunto, magari come l'anno scorso che è andato Masta Five ad Amici, nessuno, chi seguiva la cultura da poco sapeva chi era, nel momento in cui è apparso Masta Five, tutti, Masta Five, chi parlava male di Masta Five sciacquati la bocca, no? Cioè, l'hai visto ad Amici e non sai nemmeno chi è, sì, no, quel... perché l'hai visto lì allora. Il problema poi cioè... sì, io ho anche una molto colpa di gioia, perché magari ragazzi o rapper che magari cantavano usano un botto, poi vanno a programmi televisivi e adesso tanto il nostro programma è libero, almeno non abbiamo divieti o cose. L'esempio plateare è stato Moreno. Sì. Moreno faceva cagare, cioè era un rapperino, perché è bruttino, pure bruttino Moreno. Rapperino e cose, è andato ad Amici, ha vinto ad Amici, è diventato una star. Cioè lì, boh, è una cosa che... Volte... Posso aggiungere una cosa? Sì, ma perché poi secondo me sono tutti fenomeni che hanno il boom e poi... Secondo me c'è meglio andare piano e andare sempre più in alto. Ma infatti secondo me... Se tu vai troppo veloce o ti fanno andare troppo veloce... Il problema è che io, cioè non ho accennato, non posso troppo dire che etichetta, però mi hanno spiegato un po', perché abbiamo un ragazzo che lavora in, ha lavorato con un'etichetta. E il problema è che le etichette sono un po' bastarde, perché quando ti fanno lanciare subito vuol dire che più delle volte dopo si vogliono liberare di te. Cioè ti fanno fare il boom subito, poi dopo ti tengono fermo per anni e anni e niente. Questo era il nostro giudizio finale. E siccome ogni volta che lo chiediamo il nostro canale non piace, la gente ci dice sempre che fa cagare, no? È bruttissimo. E ci insultano. Hanno ragione, esatto. Volevamo un parere, essendo comunque così che questo canale, anche questo, sto qua, no? Si chiama Luca, pezzo di montato di me, ha fatto sì, tre interviste già saltate, di essere chissà chi, no? Cioè, vabbè, a me sta sul cazzo. Quindi cosa pensate un po' di questo canale, tranne Luca, che lui è... Cioè, sì, cosa pensate di canali? Fate Luca. Penso che sia un canale che dia molta visibilità ai ragazzi emergenti che vogliono anche imparare cose nuove, perché comunque un'intervista non è una cosa che la fai tutti i giorni, quindi magari adesso può essere un'intervista che va su YouTube, domani un'intervista che può andare su
faccio un esempio, sì, sì. MTV per esempio, no, quello, o una, sì, una radio, quindi e comunque dà anche la possibilità di conoscere nuove persone come Luca. Una persona. No, poi uno tranquillo, quindi fidatevi. No, anzi molto... io mi sono trovato benissimo. Poi sono uno con l'interesse va subito a impatto, cioè se dall'altra parte c'è enfasi va bene, sono sciallo, quindi seguiteli, sì, per forza se siete a vedere questo canale. E niente, posso, niente, spero che vi sia piaciuto il canale, vi ringrazio del tempo. Grazie a te. E salutateci Venezia. Che non ci sia qua alta. Che poi lo sono arrivati e ha portato la neve, quindi col colore se erano a Milano è venuta la neve. Guardatevi bene. Niente, no, vi ringraziamo per l'intervista. Supportate l'intervista al rapper. Grazie. E niente. E spereremo entrambi di salire tutti e due, sì, e arrivare un giorno, magari saremo ad Hollywood tutte e tre, non è dire, no, perché, no, perché no. Via parlare, bella, big up, bella intervista al rapper.